tu abbiamo chiesto mille volte a papà cosa pensa, cosa, che emozioni prova ad allenare te, ma te ad essere allenato da papà non te l'abbiamo mai chiesto cosa provi e com'è, insomma. Cosa vuoi che dica? È talmente bello quanto strano, perché comunque devi gestire tante cose che agli occhi degli altri magari sembrano semplici, ma invece è abbastanza complicato. Però mi reputo fortunato, perché è un'esperienza che non tutti possono, insomma, possono vivere. E fortunato anche perché siamo in un gruppo, sono in un gruppo sano, che comunque conosco da tanti anni, sia anche l'ambiente, quindi credo che questo abbia aiutato me e anche lui nel, insomma, nei rapporti. Poi comunque a livello personale io cerco di vederlo come l'allenatore, punto. E credo che lui faccia lo stesso con me, di vedermi e valutarmi come giocatore. Poi dopo è normale che ci si scontra magari con i caratteri a volte, perché siamo simili, e viene fuori anche il lato umano dove sono il figlio e lui è il padre, e a volte magari lui pretende giustamente qualcosa di più e io magari non dico me la prendo, ma reagisco in una maniera diversa rispetto agli altri, ma semplicemente perché è mio padre. Però ripeto, sono cose che penso io dentro di me, e ho la fortuna di essere in un gruppo intelligente e soprattutto sano, e quindi la stiamo vivendo bene, ecco. Anche perché tu, insomma, hai 5 anni che sei qui, non è che sei arrivato perché ti ha portato lui, semmai sei tu che hai... sì, no, anche questo contribuisce sicuramente, perché essere qua da tanto, magari la gente ha imparato a conoscermi, anche i compagni, la squadra, tutti, quindi insomma sanno come sono, il fatto che ci sia mio padre non cambia niente, ecco. Sì, anche perché abbiamo visto, insomma, in queste prime giornate che se c'è da lasciarti fuori, ti lascia fuori. Poi però tu giochi e devo dire che, insomma, tra il gol col Mantova, poi gli assist nell'ultima partita, ti fai sempre trovare pronto. Ma quello fa parte del gioco, fa parte del gioco. Credo di essere, di avere una mentalità ormai abbastanza esperta da quel lato, nel senso che nessuno ti regala niente, neanche tuo padre, quindi... bisogna stare sempre, insomma, con la testa giusta e dimostrare sul campo, perché tanto è l'unica strada che conosco, quindi poi quando arriva il tuo momento devi essere pronto, perché sennò vuol dire che hanno ragione gli altri a tenerti fuori. Senti, un'ultima cosa da parte mia, così, tu hai già vinto un campionato a Padova, no? Nel 2018, sì. Quest'anno come la vedi, insomma? Ci sono le caratteristiche, insomma, la squadra sta dimostrando veramente il suo valore, direi che potrebbe essere un altro anno giusto, insomma, tu che ne hai già vissuto uno qua e neanche tanto distante. Vabbè, nel tempo. Deve essere l'anno giusto, deve essere l'anno giusto. Io sono molto fiducioso, ma perché credo che ci sia un ambiente adesso e una squadra che abbia capito e recepito che ha del potenziale importante, che ha ancora margini di miglioramento, nonostante comunque... Insomma, il campionato è ancora lungo, però credo che possiamo ancora dimostrare di avere ancora più forza. E dicevo, credo che il gruppo e la squadra abbia recepito questo, e soprattutto anche l'allenatore, cioè ha recepito cosa vuole l'allenatore, cosa pretende e che occasione ha ognuno di noi, perché comunque vincere un campionato, stare davanti è importante per tutti. Sul rapporto, insomma, col padre, insomma. Volevo capire invece i tuoi compagni ti usano magari come mediatore, oppure cercano di capire attraverso di te cosa vuole tuo papà, insomma, ti vedono come un compagno normale o c'è questa peculiarità che, insomma... Ma io penso di essere sicuro al 100% che mi vedano come un compagno normale, anche perché comunque abbiamo le stesse problematiche, nel senso gioco, non gioco, devi dimostrare, ti alleni bene, cioè la mia priorità, che a prescindere da che ci sia mio padre o no, è quella di comunque allenarmi al 100%, dare comunque, adesso che sono anche magari un po' più vecchio, l'esempio, soprattutto anche perché c'è mio padre, e far vedere che ci tieni, che comunque per giocare, per essere in campo, devi dare sempre il 100%. Quindi credo che mi vedano in maniera normale, non pesi, insomma, questa cosa, ecco, assolutamente. Poi ripeto, siamo un gruppo
intelligente e soprattutto sano, quindi non ci sono nessun tipo di problema. Posso inserirmi? Ok. Io non ho molto da chiederti, però una cosa, magari visto che abbiamo, come diceva la Martina, la possibilità di poterti parlare dopo tanto tempo e dopo l'arrivo di papà, io vorrei capire se ce lo puoi rivelare. Dove secondo te papà è veramente forte nel modo di approcciarsi, diciamo, del lavoro della settimana, e dove invece tu magari come giocatore gli attribuiresti magari qualche, io non dico lacuna perché lo so che sarebbe, però qualcosina dove lui secondo te potrebbe migliorare. E l'altra cosa, se dopo le partite, compresa quella di Perugia, tra voi due alle volte scatta anche nei giorni successivi un confronto diretto, magari fuori con il contesto dello spogliatoio, per parlarsi: papà, magari ho visto le cose in una maniera, tu hai fatto una certa cosa. Cioè, se c'è anche un dialogo extra campo tra voi due. Ma allora, ti rispondo subito all'ultima, che è quella che mi ricordo. Sì, capita spesso che ci sia un confronto fra me e lui, ma credo perché ci sia stima reciproca. Proprio a livello calcistico, ecco, e anche sul modo di interpretare e di vedere le cose. Chiaramente lui ha una visione di esperienza e di ruolo diversa dalla mia, quindi magari lui può prendere spunto dal mio modo di vedere, che io penso che sia giusto, e credo anche lui, e quindi ci confrontiamo. Chiaramente ci sono delle dinamiche che, come ho detto prima, io faccio il giocatore e lui l'allenatore, quindi magari dopo alcune partite, dopo alcuni periodi dove magari io non gioco o comunque sono lì che ci tengo perché voglio giocare, mi alleno forte, voglio dimostrare, il confronto non è subito, magari ci vuole un po', perché comunque è sempre mio allenatore. Sì, ok, ci si allena, poi si chiude fuori dal campo, sia padre e figlio, però... Comunque, siccome è la nostra vita, è il nostro tutto, non sempre viene così facile il confronto. Ci vuole magari un po' più di tempo dove si calmano un po' gli animi, perché comunque, ripeto, abbiamo il carattere abbastanza simile e quando ci teniamo tanto magari bisogna un attimino, non dico stare da soli, ma pensare alle nostre cose, e poi dopo arriva il confronto. Comunque, in un modo o nell'altro arriva sempre, perché, ripeto, c'è stima reciproca. E per quanto riguarda il suo modo di allenare, io credo che sia maturato sotto certi aspetti, perché anche lui ha ammesso più volte che certe cose di quando era più giovane magari le ha, come dire, smussate. Però io gli invidio il suo carisma e la sua lettura comunque dei giocatori, dell'allenamento, delle partite, del momento della stagione, della squadra, che quello ti dà solo l'esperienza che ha avuto, il fatto di aver allenato squadre importanti, di aver giocato soprattutto con giocatori, con campioni, e aver avuto allenatori che hanno vinto tutto nella storia del calcio italiano. Quindi queste credo sono esperienze che pochi hanno, e lo dico da giocatore adesso, oltre che essere il figlio, cioè quando parla o quando dice certe cose mi rendo conto che, insomma, cioè non scappi, è la verità. E quindi, cioè, mi viene voglia di dare di più e di insomma di seguirlo in quello che ti dice e in quello che fa. Ecco, questo è un po' quello che penso. Volevo chiederti, Matteo, se dopo l'ultima partita ti ha fatto i complimenti o invece se è il tipo di allenatore papà che magari cerca di spronarti a fare meglio, magari anche non dicendoti nulla. No, beh, lui uno che sprona a fare meglio sempre, a prescindere, anche quando fai bene magari non va mai abbastanza bene. Però c'è da dire che era molto contento e mi ha fatto i complimenti, perché comunque ci tenevamo tutti dal primo all'ultimo, quindi era una partita, sembra scontato da dire, ma era importante, perché comunque siamo rimasti là davanti e abbiamo dato un altro bel segnale, e quindi insomma era contento per me e penso soprattutto anche per la squadra. Sì, ma mi ha fatto i complimenti comunque.
Io quest'estate avevo fatto un articolo che calcolavo che tuo papà è da 5 decenni sempre in campo, o 6, non mi ricordo, insomma, dal 78 che ha esordito lui con il Torino, non ha mai smesso, perché poi appena ha preso le scarpe al chiodo ha iniziato a allenare, praticamente è stato tutte le stagioni ad allenare, insomma sono passati 42-43 anni, e ha sempre lo stesso entusiasmo, sempre la stessa voglia. Qual è il suo segreto, secondo te? Dove trova tutta questa voglia, questo entusiasmo, almeno da quello che appare a noi? Penso che faccia parte della sua vita, del suo essere, quindi insomma lui è così ed è, sarà sempre così, cioè per quello, quindi è cresciuto in quel mondo, nato in quel mondo con quei valori, con certi tipi di valori che poi alla fine è stata la sua vita, quindi cioè non è che si sono mai distinte le cose, la sua vita è stata sempre quello e credo che sarà sempre quello finché poi non si stuferà, ma finché ha questa voglia che ha dentro, che di fare, di dimostrare, comunque anche di dimostrare, perché secondo me nella sua carriera avrebbe potuto fare molto di più da allenatore, ma fa parte magari del percorso di ognuno e credo che lui lo sappia. E quindi ha sempre questo fuoco di dentro con la voglia di, insomma, di dimostrare che può fare sempre meglio, ecco, e arrivare in alto dove è già stato. E comunque piacerebbe seguire nelle sue orme, ma in futuro? Sinceramente non lo so, non ci sto ancora pensando, perché sono dell'idea che o pensi a una cosa o pensi all'altra. Io sono ancora giocatore al 110%, quindi voglio pensare solo a quello. Poi è chiaro che con l'esperienza, e avendo anche un allenatore in casa di tanta esperienza, magari riesco a vedere certe cose un po' prima o magari con un'ottica diversa. Però sinceramente adesso non ci sto pensando, ammetto che però è un mondo che mi appartiene e comunque mi piace far parte anche comunque del mondo, insomma, degli allenatori, del calcio, quindi non so cosa mi aspetterà, ma penso che faccia parte anche questa della mia vita futura. Senti Matteo, io ho l'ultima domanda, te no, in parte magari te l'avevo fatta qualche anno fa, ma vedendoti giocare, parliamo del Matteo Mandorlini centrocampista, sei capace di fare più ruoli, di ricoprire più ruoli anche in quel terzetto di centrocampisti. Però io personalmente, anche vedendo l'ultima partita, ti considero più forte come mezzala, cioè più che come regista. Lo fai bene anche il regista nel secondo tempo col Materica, quando siete passati a 5 dietro, tu sei passato al centro davanti alla difesa. Ti chiedo, è meglio essere per te? Ti senti più portato a giocare magari 15-20 metri più avanti rispetto al regista, oppure sei in grado di poter fare tutte e tre le posizioni, destra, sinistra e centro, senza problemi? Allora, parto dal presupposto che la duttilità è sempre stata, diciamo, una delle mie caratteristiche. Però come insomma tipo di qualità modo di giocare, io penso di essere più una mezzala che un mediano puro davanti alla difesa, però comunque negli anni l'ho fatto tante volte, spesso, dove ho avuto periodi magari dove mi sono sentito più mediano davanti alla difesa che mezzala, però fa parte insomma un po' anche delle stagioni e dei momenti. Io credo come caratteristica di essere più una mezzala, comunque, sì, di essere sempre stato più una mezzala che un play davanti alla difesa, nonostante lo faccio e lo possa fare. Poi ogni partita ha una storia a sé e quindi di ogni necessità, come si dice, si fa virtù e quindi posso giocare in più ruoli. Ecco, questo penso che nella mia carriera ha avuto tanti pro e quindi insomma ho fatto della duttilità una mia caratteristica. Invece, ma attualità, che effetto ti fa aver fatto 100 col Padova? È un po', sinceramente, che lo aspettavo, cioè che volevo raggiungerlo, perché comunque è un traguardo che rimane. Sono contento, è una piccola soddisfazione, cioè personale,
che comunque rimane, e quindi più che altro sono contento perché le ho fatte in una piazza che a me insomma è sempre piaciuta, ha sempre dato tanto, e quindi sono contento di averle fatte qua, ecco, non da un'altra parte. Senti, non l'avresti mai detto 2 anni fa per tutto quello che era successo, insomma alla fine 2 anni fa eri proprio ai margini, sei stato bravo anche a non mollare, a riconquistare la fiducia, però 2 anni fa forse non l'avresti mai detto in quell'estate 2018. Ma quell'estate lì no, ma io nei miei piani era sempre stata quella di andare in Serie B col Padova, di fare una bella carriera col Padova, che poi nel calcio può succedere di tutto, quello è un altro discorso. Mi sono trovato in una situazione dopo aver vinto un campionato inaspettata, però io sono fatto così, la mia mentalità ha fatto sì che comunque sono riuscito senza fare niente di che, poi facendo il mio, cioè allenandomi e far vedere quello che so fare, che ci tengo e tutto, a riguadagnarmi il posto. E di conseguenza sono rimasto e le cose sono... Poi dopo fa parte del gioco, mi sono fatto male, però insomma nella mia testa ho sempre pensato di rimanere e fare la mia carriera qua, insomma, più tempo possibile, ecco. Senti, è troppo ghiotta l'occasione per averti, perché chissà quando poi potremo riparlare di nuovo, e via dicendo, anche perché dobbiamo parlare in videoconferenza. Io ti chiedo, sei stato, come ha ricordato Stefano, come ha ricordato prima, un protagonista del campionato vinto nel 2018. Vedi analogie oggi rispetto ad allora, oppure pensi che sia, visto anche la qualità delle avversarie, perché a parte il Perugia sono più o meno le stesse che avevamo nel 2018, c'era il Bassano, va bene, ma però Feralpi Salò, Sud Tirol, San Benedettese, sono sempre quel Modena, erano quelle più o meno, no? Sì, no, vedo delle analogie, ma completo la domanda, Matteo. Sì, cioè, vedi analogie anche nell'andamento del torneo e pensi che sulla falsariga di quello che avete vinto quella volta con Bisoli, che sia magari più utile che tra loro le inseguitrici si scannino tra di loro e che voi possiate scappare come fece quel Padova, oppure no? Beh, sicuramente se le inseguitrici si scannano tra di loro, a noi va benissimo, non c'è problema, anzi. Però dobbiamo pensare a noi, solo a noi, perché... Vedo delle analogie importanti, ma nel senso che la squadra, secondo me, ha un potenziale grosso che deve sfruttare. Cioè, non sfruttarlo e non crederci veramente con tutto sarebbe un peccato, perché sono stato qua 5 anni e riuscire a creare un gruppo, una mentalità, una filosofia di gioco che credo che ci sia, è anche importante, che può solo che migliorare, non è per niente facile e scontato, cioè, quindi insomma penso che ci siano tutte le carte in regola per fare quel tipo di percorso, se non meglio. Ok. Senti, a proposito di inseguitrici, domenica c'è la Feralpi, che partita, insomma, avete tutta ancora la settimana davanti, cioè metà settimana, diciamo, dai. Sì, sì, è forse la prima settimana quasi tipo, non siamo neanche forse abituati, perché a giocare sempre dopo uno si abitua, insomma, a pensare già alla partita successiva. E la Feralpi è una squadra, è un'ottima squadra, costruita bene, conosco molti giocatori che sono là e ogni partita penso che sia comunque difficile a sé, perché la stessa prima di campionato con l'Imolese in casa è stata una partita insomma difficile che è andata male, quindi purtroppo è un campionato così che ogni partita secondo me va preparata a sé e soprattutto con la mentalità giusta, con la testa giusta, perché è quello credo che faccia la differenza nell'arrivare bene a fine campionato, insomma, perché quello che ho detto prima, secondo me noi abbiamo le potenzialità e la forza di poter creare una mentalità vincente ad ogni partita e insomma dipende solo da noi, a prescindere dagli avversari, che comunque sono di livello, ma se pensiamo a noi in primis, credo che comunque potremo arrivare bene in fondo, ecco. Senti,
tornando per finire anche insomma a voi, e tuo fratello cosa dice di te, tuo papà, insieme alla mamma anche cosa dicono? Il fratello mi sa che fa un po' il come si dice, lo scudo, prende un po' pugni da me e un po' da mio padre. È un po' in mezzo, l'incudine. E quindi, però, siamo una famiglia che fra noi tre c'è molta, molta stima a livello calcistico, quindi ci confrontiamo molto, soprattutto dopo le partite o magari anche in settimana. E mio fratello è un po', diciamo, l'ago della bilancia, perché ragiona un po' da allenatore e un po' da giocatore, quindi riesce magari a far capire a me certe cose che ancora vedo con l'occhio del giocatore, e viceversa magari a mio padre, perché lo conosce come persona a livello umano, e quindi riesce a inculcargli certi discorsi. E quindi insomma, diciamo che è molto utile, mentre mia madre, anche lei, più che altro il cuscino, diciamo, lei assorbe un po' tutto.